Grazie dottoressa Cucchi e grazie a tutti voi. L'apertura dei lavori è a cura del dottor Alessandro Cavo, membro di consiglio della Camera di Commercio di Genova e responsabile turismo, a cui passo subito la parola. Prego. Buongiorno, benvenuti a questa iniziativa che è implementata da Unioncamere Liguria in collaborazione con le Camere di Commercio di Genova e Riviera di Liguria, all'interno del progetto La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Qualcuno di voi ci ha già seguito nel corso degli incontri precedenti. Per chi è nuovo oggi, il progetto è finanziato nell'ambito del fondo di perequazione di Unioncamere nazionale e aveva in origine l'ambizione di promuovere l'innovazione del turismo italiano attraverso l'avvio di due piattaforme rilasciate l'anno scorso con la collaborazione di ISNART, una sulle eccellenze locali e una che tentava per la prima volta di utilizzare Big Data per comprendere i flussi turistici. Poi è arrivata l'emergenza Covid-19. Il lockdown e questa lentissima ripartenza, soprattutto per noi liguri, che dopo l'isolamento della pandemia stiamo subendo quello causato dal blocco delle infrastrutture autostradali, che proprio in questi giorni vediamo nel suo peggiore momento di crisi. E quindi Unioncamere, che ancora una volta ringraziamo per la flessibilità e la prontezza dimostrata, ha deciso di riprogettare in velocità le azioni previste per quest'anno, di impiegare tutte le risorse per realizzare questa attività di formazione online che ha lo scopo di aiutare gli operatori a superare questa difficilissima stagione, soprattutto ad attrezzarsi per un futuro che sarà sempre maggiormente digitale. Il ciclo Fa ripartire il turismo da protagonista ha previsto tre incontri online prima della pausa estiva, il 7 e 10 e oggi 15 luglio, tutti con lo stesso format, animati da un esperto, moderati da Luisa Pup, chiusi da un question time con gli operatori. Ne seguiranno altri due di identico format che dopo la pausa estiva stiamo progettando per quanto riguarda le tematiche dei quali ci fa piacere invitarvi fino da ora. Oggi parliamo di come coniugare la qualità e la sicurezza per le esigenze del turismo che verrà, dove affronteremo i temi per capire come usare la qualità come risposta e garanzia per assicurare il consumatore, come aiutare le imprese anche strategicamente ad adottare comportamenti che le aiutano a rassicurare la clientela. Lascio dunque volentieri la parola alla moderatrice Luisa Pupo, che è un'imprenditrice, anzitutto è una consulente che opera nel campo del marketing per la piccola e media impresa e per la microimpresa e che ha un particolare, ovviamente, focus e attenzione per il mercato italiano e ovviamente per quello ligure. Vi ringrazio e auguro buon lavoro a tutti voi. Grazie ad Alessandro Cavo e grazie a tutti gli organizzatori. È la terza volta che vi ringrazio, quindi grazie a Unioncamere Liguria, alla Camera di Commercio di Genova, alla Camera di Commercio Riviera di Liguria, grazie a ISNART per il coinvolgimento in questa iniziativa. Prima di passare a quelli che sono, come sempre, i dati più tecnici circa la giornata di oggi, mi faceva piacere rilevare insieme a voi un fattore. Molte delle persone presenti oggi, molti dei professionisti, degli imprenditori, dei lavoratori della filiera turistica allargata, sono persone che hanno partecipato a tutti e tre gli eventi, quindi hanno avuto modo di cogliere, fra virgolette, anche il passaggio di testimone da un webinar all'altro su tematiche che in realtà i nostri esperti, gli esperti che abbiamo ospitato, hanno svolto, ognuno per la propria area di competenza, in una sorta comunque di continuità di temi e di priorità forti. Quest'oggi è un grande piacere per me coordinare un incontro che mette insieme temi quali la qualità e la sicurezza, che sempre, ma in particolare in una fase storica come quella che stiamo vivendo, in questo momento sospeso di transizione così difficile, di ripartenza in cui ci viene richiesto da imprese e da territori, da destinazioni di programmare il nostro futuro, questi temi si rivelano sempre più centrali non soltanto nell'accoglienza e nella gestione di quello che è il momento in cui il nostro turista, il nostro ospite ci raggiunge, ma anche nel momento precedente e quindi anche nel momento in cui lo andiamo, fra virgolette, a intercettare e attrarre verso la nostra destinazione, per parlare poi anche del follow-up, di quello che viene dopo.
alcuni dei temi che vedremo nel dettaglio quest'oggi con due relazioni che si andranno ad alternare sono stati in parte sfiorati o toccati già in precedenza, li vedremo da un altro punto di vista e questo arricchirà l'esperienza complessiva. Passo al dato tecnico molto velocemente. È un webinar, quindi rispetto a un convegno canonico, a un momento formativo in aula, siamo tutti a distanza collegati dal web e questo, francamente, visto il momento che sta vivendo la Liguria da un punto di vista logistico, è già molta cosa. Tutti i microfoni sono silenziati. Questo significa che per comunicare abbiamo a disposizione la chat, lo strumento chat che trovate e che vi invito, se non l'avete già fatto, con la quale vi invito a familiarizzare, magari scrivendo il vostro nome, cognome e la realtà a nome della quale partecipate. Vi invito già nel momento, primo momento di questo incontro, quindi le due relazioni che andremo adesso ad ascoltare, a prendere nota di eventuali quesiti e già a porli, perché insieme alla dottoressa Cucchi di ISNART andremo noi due parallelamente proprio a prendere nota delle vostre domande e magari ad aggregarle se ci sono temi comuni di interesse per poi restituirli ai nostri relatori. Quindi avremo una prima parte, circa una cinquantina di minuti, in cui la dottoressa Fiore il dottor Ippolito si alterneranno sulle loro relazioni che ora breve andrò a presentare. Dopodiché avremo, io farò una sorta come sempre di rapido recap, quindi dei principali temi emersi molto veloce, ma poi passerò la parola alle vostre domande e ai vostri quesiti con un question time di circa una ventina di minuti. Poi dipende, perché nelle ultimi, chi ha partecipato agli altri incontri sa che poi il dibattito ferve, ci sono temi molto caldi e quindi magari si potrebbe anche, perché no, andare ad allungare. Molto velocemente vi vado proprio a raccontare quello che in parte ha già anticipato Alessandro Cavo. Il tema di oggi è come coniugare qualità e sicurezza per le esigenze del turismo che verrà e a parlarcene saranno rispettivamente la dottoressa Cinzia Fiore e il dottor Luciano Ippolito. La dottoressa Fiore è un'esperta di fundraising e progettazione europea, specializzata sui settori del turismo, delle industrie culturali e creative, avvio all'imprenditorialità e competenze digitali per la formazione. Ha effettuato inoltre numerosi interventi di accompagnamento alle imprese sui temi della qualità e sul valore della qualità come strumento di business. Il dottor Luciano Ippolito è auditor per il marchio Ospitalità Italiana, docente consulente in organizzazione aziendale, sicurezza sul lavoro e autocontrollo alimentare. Quindi, dottoressa Fiore, a lei il microfono, buon ascolto a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dottoressa Puppo. Oggi parleremo di come coniugare qualità e sicurezza. E ci piace pensare che la sicurezza rientrerà in questo momento, come diceva il dottor Cavo, è una ripartenza, un adeguamento in corsa, però siamo sicuri che la sicurezza diventerà parte integrante di un concetto di qualità. E questo ce lo dimostra l'esperienza: la qualità non è qualcosa di definito, ex ante, che resta fermo nel tempo. La qualità è variabile perché variano le esigenze dei turisti, quindi varia chi la giudica. Un turista che viaggia per lavoro ha esigenze diverse rispetto a uno che si muove per vacanza, così come una famiglia rispetto a una coppia. Questo necessita un processo di apprendimento continuo, che è un po' quello che stiamo facendo. Usciremo diversi da questo periodo. Abbiamo attraversato un periodo di emergenza molto, molto stringente. Adesso le misure sono un po' più si vanno in parte alleggerendo, anche se comunque resta un livello di allerta comunque significativo. Quello che probabilmente ci stiamo arrivando in corsa, ma probabilmente ci saremmo in qualche modo arrivati a lavorare su nuove variabili, su variabili differenti. E quindi alla base della qualità resta comunque nel corso del tempo l'elemento della fiducia, perché questa esperienza e questo periodo ci dimostra comunque che una struttura
che è in grado di lavorare sulla fiducia, è una struttura che può contare su uno zoccolo duro di clientela a cui proporre la propria offerta, ma soprattutto è una offerta, un sistema di offerta che alimenta un passaparola positivo attraverso diversi canali, in principalmente diretto, ma in maniera amplificata anche attraverso i canali social, il sito web, e quindi può sperimentare la in maniera più, se vogliamo, anche più efficace il valore dei propri sforzi. E come diceva la dottoressa Puppo, quello che vi presenterà Luciano in seguito saranno tutta una serie di misure che ci aiutano ad implementare la sicurezza. Il suggerimento è quello di ascoltare queste misure guardando ai diversi punti di contatto tra la vostra offerta, quindi il sistema di offerta e il cliente. Il contatto non nasce, quindi l'esperienza non inizia nel momento in cui ci si trova di fronte al cliente, ma inizia quando il cliente, quindi il potenziale ospite, inizia a sperimentare un desiderio, uno stimolo di partire, e quindi si mette alla ricerca di informazioni. Quanto è facile reperire, quindi qui un primo spunto di riflessione, quanto è facile reperire informazioni sulla propria offerta, che sia un agriturismo, un'agenzia di viaggi, un hotel, eccetera, un ristorante. Quanto è facile prenotare, poi vedremo alcuni spunti, e poi nel momento in cui si arriva, qual è l'esperienza che viene fatta attraverso il contatto, un'esperienza che oggi è modificata, che oggi è molto costretta da alcune regole che è necessario rispettare, ma che comunque può essere resa di valore attraverso la condivisione di contenuti. E poi tutto quello che riguarda l'esperienza e il post-esperienza. In questo momento è importante porsi in ascolto, proprio perché è una situazione nuova, è necessario capire se si sta andando nella giusta direzione e quindi utilizzare tutti gli strumenti possibili per poter raccogliere dei feedback e per potersi adattare in corsa e raccontare quello che si fa. E anche qui magari condivideremo insieme qualche spunto. Oggi diventa importante anche la gestione delle relazioni tra i diversi clienti, proprio in virtù della necessità di mantenere delle distanze. All'albergatore, al ristoratore viene anche chiesto di gestire in qualche modo l'ansia, la paura. Tra l'altro qualche ricerca semantica di un paio di settimane fa portava tra le paure emergenti quello della maleducazione altrui, anche se comunque la nostra esperienza in giro per l'Italia ci sta dimostrando che sia da parte degli albergatori, ma soprattutto degli operatori, ma soprattutto da parte della clientela, c'è una grande voglia di normalità. Essere tutelati, poter esperire un'atmosfera di controllo, che la situazione è sotto controllo da parte di chi gestisce un ristorante o un hotel, ma poter vivere delle esperienze con la stessa freschezza e con la stessa capacità di emozionarsi di un tempo. Essere trasparenti, quindi definire bene quello che si fa in maniera puntuale e dettagliata, e quindi se si sceglie, abbiamo visto nel corso di altri incontri che abbiamo avuto, se si sceglie di non misurare la temperatura all'ingresso dei clienti, non verrà, magari si indica che la temperatura viene rilevata soltanto in favore dello staff. E facendo un giro online, anche online, spesso si trova informazioni di questo tipo. E soprattutto, come anche chi mi ha preceduto ha già avuto modo di condividere, continuare a mantenere quella capacità di attrarre il turista lavorando in maniera sistemica, lavorando come un territorio, perché se sette volte su 10 Google ci dice che un turista sceglie
innanzitutto il territorio, la destinazione di vacanza e dopo sceglie tutto quello che compone, le parti che compongono l'offerta, allora è anche vero che un turista che si reca in un territorio deve potersi spostare, per esempio, da un hotel, fare altri tipi di esperienza che non sia il solo pernottamento o non sia soltanto una cena all'interno di un ristorante, e quindi è necessario che gli sforzi vengano compiuti come collettività, e quindi ben vengano le iniziative corali come quelle delle Camere di Commercio. L'intervento che mi seguirà di Luciano, del dottor Ippolito, entra più nel tecnico delle misure che è possibile implementare a livello strutture ricettive e ristorative principalmente. Però è anche vero che auspichiamo una dialettica in questo senso, perché chi si è già messo in movimento, chi ha riaperto le strutture già da qualche settimana, ha già avuto modo di trovare una propria modalità di implementare i protocolli di sicurezza e le misure volte a tutelare lo staff, il cliente loro se stessi, insomma, e quindi anche la qualità dell'offerta. E Luciano, ci sei? Posso passarti la parola? Sì, sono qui. Ok. Ho ascoltato con attenzione. Giustamente Cinzia faceva notare una cosa: la qualità è un qualcosa di dinamico, un qualcosa che il cliente vive e sperimenta di volta in volta. Però ecco, volendo fare un piccolo sforzo, quindi cercare di agire su alcuni parametri, possiamo sintetizzare l'approccio del cliente nei confronti di una struttura in pilastri, in macro pilastri, a prescindere poi dalle singole e diverse esigenze. I pilastri sono l'accoglienza, la gestione degli ambienti, la valorizzazione della qualità del servizio e l'identità e la coerenza della proposta commerciale. In questo periodo storico che ci troviamo ad affrontare, questi pilastri che poi sono alla base di quello che è un servizio di qualità, no? Un'accoglienza fatta in un determinato modo, anche precedentemente all'arrivo fisico del cliente in struttura, una corretta gestione degli ambienti, così come la valorizzazione degli aspetti di qualità, sono elementi fondamentali della qualità. Ora dobbiamo fare un piccolo sforzo di affiancare a questi elementi l'aspetto sicurezza. Questo, ecco, non dovrebbe essere visto come un ulteriore onere, un eccessivo onere, bensì come una leva per effettuare delle azioni di diversificazione o comunque per effettuare delle azioni di ampliamento della propria offerta. Quindi io potrei trasformare e rivedere, rileggere l'accoglienza come un elemento per comunicare sicurezza. Vedremo anche nel seguito della presentazione che la comunicazione è un aspetto fondamentale del fare accoglienza. La gestione degli ambienti per trasferire fiducia, quindi sia in maniera diretta, ma soprattutto in maniera diretta come percezione del cliente, che il cliente ha degli ambienti, la valorizzazione della qualità del servizio come elemento che è sempre stato a garanzia degli ospiti e ancora di più oggi che si parla di qualità e sicurezza deve essere un elemento di garanzia, così come l'identità e la coerenza anche ai tempi del coronavirus, che diventa ancora più forte, quindi essere coerenti con quanto si, diciamo, promette, con quanto si scrive, con quello che è la propria identità, deve essere ancora di più valorizzato ai tempi del coronavirus. Quindi, vedendo nel dettaglio questi macro pilastri, queste macro aree, l'accoglienza. Diceva giustamente prima Cinzia che l'accoglienza inizia già prima che il cliente decida di soggiornare presso una struttura o di cenare o pranzare presso una struttura. E quando inizia? Quando il cliente avverte la percezione del bisogno. Avverte la percezione e cerca informazioni sul web. Vedremo con un utilissimo approfondimento le varie comunicazioni web. Un esempio di comunicazione web potrebbe essere quello di affiancare alle classiche informazioni sui servizi della struttura, così come sulla tipologia della struttura stessa, del locale, le informazioni anche in merito alle azioni effettuate in tema di coronavirus, quindi in tema di gestione dell'emergenza stessa.
e quindi pubblicare sul proprio sito anziché sui social quello che è le azioni che la struttura ha fatto, anziché definire delle procedure, quindi dei programmi che la struttura ha applicato all'interno della propria struttura e pubblicarli in modo tale che il cliente, già quando prende il primo contatto, stiamo parlando ancora a casa che spuccia le informazioni sul computer o sul cellulare, vede quali sono state le azioni che la struttura ha messo in atto. Quindi già in questo modo comincio a trasferire fiducia, a comunicare sicurezza. Vengo poi ad effettuare delle azioni dirette, così come la disponibilità di informazioni. Quindi si può fare ricorso ai classici strumenti che anche gli enti preposti ci hanno messo a disposizione, quindi segnaletica del Ministero anziché delle varie associazioni di categoria, una segnaletica o comunque delle informazioni in lingua e semplici da seguire. Logicamente si spera che si riprenda il turismo anche dal punto di vista degli afflussi esteri, quindi farsi trovare preparati con anche informazioni in lingua sarebbe la cosa migliore. E un aspetto fondamentale, anche dal mio punto di vista, che mi occupo appunto di sicurezza, è quello di definire delle procedure di gestione anche per quanto riguarda corrieri, fornitori, ossia per tutte quelle persone che entrano in contatto con la nostra struttura. Quindi definire a monte una procedura di ingresso dei fornitori, una procedura delle consegne merci. Questo perché per limitare e tutelare i contatti e tutelare la sicurezza dei propri dipendenti e evitare commistioni fra clienti, dipendenti, fornitori e quant'altro. Quindi definire degli orari, definire delle modalità di accesso alla struttura stessa. Aspetti relativi all'accoglienza, logicamente, sono una serie di azioni dirette, dicevamo. Una delle azioni dirette maggiormente esplicite e facilmente realizzabile è quella di dotare del personale di dispositivi, opportuni dispositivi, quindi mascherine. Sulle mascherine ci sarebbe da fare tutto un discorso molto più ampio, perché se ne sentite un po' e se ne sente un po' di varie interpretazioni, però ecco, personale con mascherine, dicevo, schermi protettivi potrebbe essere un'altra soluzione, un'altra alternativa. Un'attenzione particolare potrebbe essere anche quella di dedicare all'accoglienza personale, ecco, non rientrante nelle cosiddette categorie sensibili, ad esempio anziani, i quali appunto sono maggiormente sensibili, abbiamo visto, al contagio, possono essere maggiormente contagiati o maggiormente veicolo di contagio. Quindi cercare anche in questo periodo di mettere all'accoglienza persone non particolarmente esposte. Così come anche personale in divisa, a sottolineare che comunque la struttura ha un servizio di qualità differenziato, eventualmente anche in base alle mansioni, e distanziato logicamente in base a quelle che sono le indicazioni. L'accoglienza si esplicita anche tramite una serie di azioni indirette, anzitutto l'attività social. Social abbiamo visto che può essere una comunicazione diciamo anche volta alla sensibilizzazione degli ospiti in tema di sicurezza, ma non solo, anche in tema di promozione del territorio, comunicazione delle azioni del territorio che ogni singolo territorio ha messo in atto. Ora siamo in una fase in cui c'è omogeneità su tutto il territorio nazionale, però penso a un mese fa dove ogni provincia, ogni regione aveva le sue piccole peculiarità, le sue piccole caratteristiche. Poco tempo fa in Lombardia bisognava girare con la maschera anche all'aperto, mentre nel Lazio no, ad esempio, anziché altre prescrizioni. Promuovere il territorio, quindi non solo in termini di cosa fare, cosa vedere, ma anche in termini di attenti che sul nostro territorio vige questa piccola regola che rispetto all'altro territorio nazionale non c'è. Gestire i commenti social in maniera sistematica è una cosa che io ripeto sempre durante le mie effettuazioni delle verifiche ispettive, e gestire il social anche dal punto di vista della sicurezza. Un commento sul social: prima volta che vado al ristorante hanno gestito bene l'emergenza, mi sono sentito sicuro, là ci sta bene un grazie. Ma questo perché gestire in maniera sistematica il social vuol dire rispondere a chiunque. È la stessa cosa di se passo per strada, mi saluta una persona, io ricambio il saluto, ed è indirettamente comunicare al cliente: io sono attento nei confronti delle tue opinioni, dei tuoi suggerimenti, di quelle che possono essere le azioni che ho messo in atto, che diciamo
ti sono state gradite anziché quelle che potrei andare a migliorare. E anche qui ritorna in maniera indiretta la parte di gestione del personale, quindi mascherine, abbigliamento identificabile, personale differenziato in base alle mansioni. Io ripasso la parola a Cinzia proprio per un approfondimento sulla parte social e sulla parte web particolarmente interessante. E non riesco a... Luciano, posso condividere lo schermo? Ok, intanto vado avanti, intanto che... ok, perfetto. Sì, allora, in questo momento, in realtà il focus sulla comunicazione è un focus che è stato studiato tenendo anche presente un po' quelle che sono state le debolezze anche in passato rispetto alla capacità del sistema turistico italiano di comunicare in maniera efficace, di utilizzare gli strumenti di comunicazione in maniera efficace. Quindi gli input che condivido un po' hanno anche una valenza rispetto a quelli che erano quello che era il periodo pre-Covid. Allora, che cosa comunicare? In questo periodo diventa fondamentale innanzitutto comunicare relativamente alle misure di sicurezza che vengono intraprese e questo insomma penso che sia abbastanza condiviso. Un altro aspetto che è risultato vincente a partire dal periodo di lockdown, quindi a partire dai primi momenti, quindi dal 9 marzo in poi, è tutto quello che riguarda le politiche di cancellazione, la possibilità di adottare e di fruire da parte del cliente di tariffe flessibili. Questo ha contribuito a creare dei legami positivi, quindi durante questo periodo. Oggi allora, non immaginiamo che sia una leva per aumentare le prenotazioni che secondo una recente ricerca di Isnart Union Camere sono attorno al 34% a livello italiano, possono costituire uno stimolo ulteriore per effettuare delle prenotazioni, soprattutto perché gli studi ci dicono che in questo momento c'è una tendenza a prenotare a ridosso delle partenze. E quindi laddove questa possibilità sia data anche prima la diciamo, elasticità sia offerta anche con qualche misura di anticipo, con qualche ora di anticipo, con qualche settimana di anticipo, può fungere da ulteriore stimolo, anche se, ripeto, non possiamo assolutamente considerarlo una leva forte di incremento del livello di prenotazione. Però quello che importa è comunque la chiarezza sottostante a quest'area di comunicazione. Ancora comunicare, e questo ce lo ha dimostrato anche il periodo, diciamo, tutto quello che ha ruotato attorno al Covid, e anche quindi partendo dallo staff per arrivare sino alle famiglie, raccontare il lato umano di questo periodo di chiusura e di questo periodo di ripartenza. E quindi è risultato anche qui vincente la possibilità di raccontare lo staff. In realtà anche qui raccontare lo staff per chi fa comunicazione in ambito turistico è sempre stato un input, è sempre stata una, diciamo, una misura che è stata suggerita agli operatori turistici. Perché? Perché comunque le imprese sono fatte di persone, quindi conoscere chi c'è dietro dal giardiniere allo staff, alla reception, può simulare un inizio di relazione che parta prima del momento dell'arrivo all'interno della struttura. E, come comunicare utilizzando un linguaggio semplice? Semplice vuol dire poco da brochure. Perché molto spesso guardando sui siti c'è una sovrabbondanza di parole con degli aggettivi che si ripetono costantemente, quando invece il racconto, il modo di raccontare semplice che
è quello, parlando tra due persone, che poi viene riportato su una, sul sito, è quello che risulta vincente. Ecco perché il suggerimento è sempre quello di affiancare il lavoro di comunicazione. Sappiamo che, le dimensioni medie, il panorama turistico italiano, e anche la Liguria non fa eccezione, è costituito da micro piccole imprese. E questo significa che una delle aree più sacrificate, ce lo dimostra i dati e ce lo dimostra l'esperienza, è la parte di comunicazione. Quello che sicuramente resta importante anche per condividere il lavoro e quindi anche per farlo proprio, perché a volte capita che persino un operatore non sappia quello che c'è scritto sul proprio sito, diventa un lavoro di condivisione tra un esperto e l'operatore, quindi l'albergatore, il ristoratore, il gestore di un'agenzia di viaggi, perché ognuno conosce il proprio business e quindi ognuno sa bene quali sono i punti di forza della propria struttura. Dove comunicare? Utilizzare il sito web, trasformarlo. E porsi una domanda se un sito web è una vetrina oppure un mercato, e poi diciamo porto un piccolo esempio, comunicare sui canali che sono sui social anche soprattutto, però con una con un punto che resta importante anche oggi, non ho la possibilità di continuità, di sistematicità nella gestione di questi canali, allora forse è meglio concentrarsi su uno soltanto, sul sito, su Facebook o anche solo sul sito, in modo tale da poter assicurare una presenza costante e far vedere che comunque siamo in grado di rispondere e di fornire delle informazioni aggiornate. Perché comunicare alla luce di quella che è, di quella che è la situazione, quindi come dicevo prima, delle ridotte dimensioni e della magari impossibilità di dedicarsi in maniera continuativa alla gestione degli strumenti di comunicazione. Perché comunicare vuol dire comunque affermare una propria presenza. E in questo momento un sito web, per fare un esempio, se abbiamo un sito web che non riporti nessuna dicitura che riguarda il Covid, viene in qualche modo percepito come una struttura che non si sa se ha riaperto i battenti oppure no. E quindi magari potrebbe ricadere nel 15% di quelle strutture che oggi, sempre secondo una ricerca condotta da Insart Union Camere, ha deciso di non riaprire le strutture e di magari aspettare aspettare o più certezza sulle misure di adeguamento, oppure che, come molti hanno riportato, un incremento delle prenotazioni per poter giustificare poi la messa in moto dell'intera macchina. Questo è un esempio della vostra terra, una piccola struttura che a mio avviso è abbastanza efficace nel modo di comunicare, perché ad ogni scroll che io faccio della pagina, della home page, io trovo il booking engine, il motore di prenotazione, che quindi è una sollecitazione a prenotare, e questo era possibile sia durante il periodo di lockdown che oggi, ma anche prima, e questo è a mio avviso un input da cogliere, una costante call to action, prenota, verifica la disponibilità, è una misura da contemplare all'interno dei propri strumenti. Parlare del territorio, perché è, come dicevo prima, l'elemento di attrattiva, e qui, come vedete nella parte dove c'è un video, accanto al video troviamo una descrizione assolutamente sintetica e un utilizzo ragionato delle parole. Sei punti elenco, su quelli che sono i punti di forza della struttura, poche parole che però confermano una consapevolezza di quella che è sia il proprio sistema di offerta che quello che viene valorizzato dal cliente.
In questo periodo, per quanto riguarda invece il sistema ristorativo, abbiamo assistito a delle storie di riconversione, cioè un adattamento al delivery, al servizio di asporto, che ha comportato anche una revisione sia a livello di preparazioni, perché non tutte le preparazioni sono adatte per essere trasportate, quindi anche tutto quello che è la parte esperienziale è venuta meno, laddove questa è stata rilevante nella possibilità e quindi in qualche modo nella consapevolezza che non era possibile restare aperti, quindi essere sul mercato ma in maniera differente, c'è stato anche un adeguamento a livello di comunicazione. Quello che ha premiato è stata la creatività. Come vedete, ho preso un esempio ma ce ne sono altri. Questa è una realtà milanese che si è adeguata al servizio di asporto, di delivery di asporto. Ci hanno messo la faccia, cioè hanno raccontato chi sono le persone e le storie dietro quel business, e poi anche qui un utilizzo di 6-7 verbi. Ad ogni verbo corrisponde una parte del sistema di offerta, è un link, è cliccabile, io ci vado su, apro un'altra pagina e lì racconto, scorrere un volume importante di parole per poter andare a trovare le informazioni. Magari clicco sul verbo che più mi stimola. Storie di riconversione in questo momento ce ne sono state tante, e immaginiamo sia proprio una innovazione del modello di business, quindi immaginiamo che non sia qualcosa destinata a chiudersi nel momento in cui finirà il periodo di emergenza, comunque questo periodo di attenzione alle misure di sicurezza, ma è proprio un nuovo modo di stare sul mercato che era già nato prima con le Ghost Kitchen e che oggi continuerà a crescere. E, Luciano, mi fermo qui e ti ripasso la parola. Sì, ok. Riprendiamo, diciamo, passiamo tra virgolette dal mondo virtuale al mondo tangibile sostanzialmente, no? Mi piace fare questo parallelo, perché in effetti abbiamo sentito diversi spunti, diversi consigli su come gestire il web, quindi il matrix, no? La parte non fisica, però poi dobbiamo andare a gestire anche la parte fisica, quindi dobbiamo andare a gestire quelli che sono gli ambienti. E la gestione degli ambienti, elemento fondamentale per trasferire qualità, per comunicare, ecco, ritorno alla parola comunicare, perché poi alla fine tutto è fatto di percezioni e comunicazioni, possono essere dirette o indirette, ma è tutto, rientra nell'area della comunicazione. E la gestione degli ambienti, dicevo, deve essere vista come un elemento per trasferire fiducia. Gestire gli ambienti vuol dire cominciare a gestire gli ambienti già prima dell'arrivo dell'ospite, nel senso che dovrei andare a gestire le parti esterne alla struttura stessa. Questo perché una corretta gestione degli ambienti condiziona fortemente appunto l'opinione, la percezione del cliente stesso. Quindi cercare di mantenere logicamente un ottimo stato di manutenzione della parte esterna, logicamente mantenere l'assenza di elementi di disturbo che possono essere sgradevoli al cliente, all'approccio del cliente nei confronti della struttura, ma cominciare già a comunicare, a far intendere al cliente che si è fatto qualcosa per appunto la sicurezza, quindi la prevenzione dal contagio. In questo caso cominciare già ad inserire dei pannelli, della segnaletica per mantenere le distanze tra le persone, quindi le distanze fisiche, la quale può essere verticale o orizzontale, o può essere anche una segnaletica luminosa, quindi strisce LED applicate al pavimento, che abbelliscono la parte esterna ed inoltre garantiscono la distanza e il distanziamento fra le persone. Una volta passato, come dire, l'ingresso, o meglio l'area esterna che conduce all'ingresso, si arriva alla porta. La gestione delle porte d'ingresso in questo contesto storico
in cui appunto la sicurezza, l'elemento della sicurezza è molto sentito e anche particolarmente importante, la gestione delle porte, dicevo, è un elemento particolare, un elemento importante. E quindi dovremo cercare di limitare i sistemi di apertura tradizionale, maniglie in primis. Ci sono sul mercato dei sistemi alternativi che possono essere montati sulle porte classiche a battente, che MAB elettronici si chiamano, che possono aprire le porte all'avvicinarsi del cliente, perché sono dotati di sensori ottici. Ci sono poi, vabbè, logicamente le classiche sliding doors o sistemi di apertura al tatto, quindi con il solo dito, quindi cercare di limitare comunque le superfici esposte, o anche qui le classiche chiavi elettroniche che all'avvicinarsi alla porta consentono l'apertura della porta, questo in prevalenza per le porte delle camere degli appartamenti. Una volta poi entrati in struttura, oltrepassata la porta, ci avviciniamo all'area di accoglienza, quindi che deve essere il desk per gli hotel anziché la cassa, l'area dedicata all'accoglienza degli ospiti per i ristoranti. E quindi in questa avvicinarsi all'area di accoglienza possiamo immaginare anche una sorta di racconto, una sorta di storia, una sorta di presentazione della struttura che ci consenta di mantenere le distanze, quindi posizionata al metro di distanza, e contestualmente comunicare, iniziare a trasferire all'ospite qualche informazione, un messaggio di benvenuto, curiosità sul territorio anziché sui piatti proposti, sui prodotti del territorio, sui servizi che la struttura offre, e quindi ci conduce all'area di accoglienza. Inoltre poi nella gestione degli ambienti comuni, che possono essere o l'area di accoglienza, importante è la tenuta degli ambienti, quindi anzitutto la manutenzione, ma in questo periodo è importante, credo, sia mantenere uno stile minimo, quindi elementi di arredo, diciamo così, limitati, non perché la struttura si deve trasformare in ospedale, assolutamente, ma perché avere meno elementi da pulire vuol dire ridurre i tempi di pulizia, quindi sostanzialmente ridurre i costi legati all'attività di pulizia, e due, trasferire al cliente anche con un senso di percezione differente. Ci sono meno elementi da pulire, vuol dire che puliscono. Se ci sono 20 suppellettili su una maria, su un armadio, difficilmente saranno puliti tutti e 20, può immaginare il cliente, e quindi anche qui può essere una sorta di comunicazione indiretta. E logicamente la parte di segnaletica, anche sulle procedure da adottare, sui comportamenti da tenere. Inoltre negli ambienti comuni potrebbe essere posizionata tutta la parte di comunicazione del territorio, quindi promozione del territorio tramite vetrine di esposizione di prodotti, QR code che ricollegano ai siti internet dei produttori o che forniscono indicazioni, curiosità sui piatti. Quindi io nell'attesa, ad esempio, che mi si venga apparecchiato il tavolo, posso scannerizzare un QR code e vedere i piatti disponibili tipici del territorio anziché prodotti tipici del territorio. Un aspetto particolarmente importante nella gestione degli ambienti, ed in particolare per le strutture ristorative, è la gestione del guardaroba. Oggi che fa caldo, assolutamente no, diciamo, in questi mesi, sicuramente sarà un aspetto da tenere in considerazione nel periodo invernale, perché comunque dovremo cercare di gestire i cappotti, i soprabiti delle persone. Quindi ci potrebbero essere delle soluzioni che sono armati economici, che si possono trovare nei magazzini della grande distribuzione, e sono settorializzati, quindi divisi in tanti piccoli scomparti, che possono dare la possibilità di lasciare i propri soprabiti nella sicurezza che questi non entrino in contatto con i soprabiti delle altre persone. Oppure la struttura si potrebbe dotare di una procedura interna, ad esempio, che mette a disposizione delle buste monouso copriabito che gli ospiti possono utilizzare per coprire i propri abiti, e quindi diciamo lasciare i propri soprabiti, i propri cappotti sugli appendiabiti presenti in struttura, nella sicurezza che questi non entrano in commissione con gli altri, quindi con quelli degli altri clienti. Altro aspetto fondamentale è la gestione degli accessi alle toilette, la gestione stessa delle toilette. Quindi un'idea potrebbe essere un sistema semaforico di quelli occupato libero,
sono sistemi che comunque non impattano molto economicamente sulla struttura, effettivamente si legano agli interruttori e rilevano in automatico la presenza. Oppure sistemi ancora più semplici, quindi un'area di competenza delle toilette dove l'ospite può stare. Questo perché evito in questo modo il via vai delle persone dalla sala alla toilette, tempi di attesa per utilizzare la toilette, anche perché anche qui l'accesso alla toilette è contingentato, quindi massimo una persona per volta, e di conseguenza è un aspetto che dovrei andare a gestire. Così come per le toilette, aspetto fondamentale assume la dotazione delle toilette stessa. Logicamente anche la manutenzione, spesso mi capita di trovare strutture ben manutenute con toilette lasciate un po' al caso. La toilette è comunque parte integrante della struttura, non dovrebbe stonare con quella che è la struttura stessa. In questo caso, quindi la manutenzione è elemento fondamentale, ma anche la dotazione stessa delle toilette, le quali potrebbero essere dotate di colonnine per il filtraggio dell'aria, quindi sono colonnine che aspirano l'aria, hanno un sistema di filtraggio a lampade UVC e la reimmettono nell'ambiente sanificata, ideali per ambienti contenuti, ad esempio le toilette, e che però garantiscono una sanificazione degli ambienti quando, ad esempio, possono essere utilizzate quando, ad esempio, non ci sono sistemi di reazione all'interno dei bagni. Cestini con coperchi basculanti, come richiede anche la normativa dell'autocontrollo, a garanzia appunto del fatto che non ci sia, non c'è commissione fra gli elementi utilizzati dalle persone, tovagliette che utilizzano la toilette, sanificanti all'interno della struttura e tovagliette di carta. Io suggerisco le tovagliette di carta ai sistemi di aerazione, perché i sistemi di aerazione, soprattutto quelli un po' più datati, sono soggetti a manutenzione dei filtri, quindi bisognerebbe poi fare una manutenzione particolare per i filtri. In più i tempi di asciugatura sono un po' lunghi, e quando invece la proliferazione batterica dopo 8-10 secondi riprende sulle mani, quindi sarebbe più conveniente avere dei panni a perdere, quindi la carta che consente un'asciugatura in tempi brevi e poi viene cestinata. Ultimo elemento, ma non ultimo, da tenere in considerazione appunto la reazione delle toilette, quindi sistemi aereatori automatici che con un sensore rilevano la presenza e si attivano per qualche minuto, anche restano attivi dopo l'utilizzo del bagno, aereatori classici normali a ciclo continuo e le finestre, come dicevo prima, perché ecco, in questo momento storico è bene garantire una buona reazione dei locali. Così come è bene garantire una buona pulizia di quelle che sono gli elementi comuni, quindi tavole, sedie, divani, presenti ad esempio nelle hall anziché nelle sale ristoranti. E un'idea potrebbe essere quella di dotarsi di lampade, anche qui lampade UVC che sono igienizzanti per le superfici, o prodotti igienizzanti, logicamente tutto disciplinato da procedure interne, quindi affiancato dalla formazione al personale, che vengano adottate queste procedure anche in presenza dell'ospite, nel senso che immagino un ristorante che fa una doppia servita durante la serata, nel momento in cui gli ospiti si alzano e lasciano il tavolo, prima di far accomodare i successivi ospiti, il personale provvede alla sanificazione tramite il sistema che la struttura ha messo in atto, che può essere appunto l'igienizzante o le lampade, in presenza dell'ospite stesso, quindi l'ospite vede che il proprio tavolo, cioè che il tavolo che andrà a occupare, viene sanificato, viene pulito, ma anche il cliente seduto ad altri tavoli vede che la struttura effettivamente attua delle procedure, adotta delle procedure per la sanificazione dei tavoli e sedie. Così come all'interno delle strutture ricettive c'è del personale dedicato alla sanificazione degli ambienti, che è, diciamo, bene adottare con maggiore frequenza. Aspetto fondamentale nella gestione degli ambienti è la gestione degli impianti di reazione. L'Istituto Superiore di Sanità, così come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicono che gli impianti devono essere perfettamente funzionanti e non effettuare ricircolo ma estrazione. Quindi i classici fan coil, i quali appunto non consentono di differenziare le funzioni di estrazione e di reemissione dell'aria, ma funzionano a ciclo continuo, quindi a ricircolo continuo, non
uso il condizionale, dovrebbero essere utilizzati. Questo perché appunto non garantiscono estrazione e emissione, ma funzionano a ciclo continuo. Mentre invece potrebbero essere utilizzati in maniera tranquilla i sistemi a torre, i quali con una piccola modifica consentono di splittare il sistema e quindi funzionare in estrazione e in emissione, e quindi possono garantire un ricambio efficace dell'aria. Ultimo spunto potrebbe essere quello di utilizzare degli estrattori industriali da applicare in sala negli ambienti, i quali garantiscono appunto l'estrazione e quindi un facile ricambio. Sulla climatizzazione è stato effettuato uno studio cinese per vedere effettivamente se la climatizzazione è un elemento che influisce in maniera negativa sul contagio del virus. E questo studio cosa ha notato? Ha notato che all'interno di una sala ristorante, laddove c'era una persona contagiata, l'elemento A1, hanno contratto il Covid non tanto le persone vicine alla persona stessa, infatti la persona a fianco A1 non ha contratto il Covid, così come quello di fianco qua, ma quelle persone che si trovavano nello stesso flusso d'aria. Quindi hanno contratto la Covid chi sostanzialmente ha ritirato le particelle, i droplet che ormai siamo abituati a conoscere, trasportate dal vento, dal flusso d'aria che effettivamente c'era in sala, e non chi era in prossimità dell'elemento contagiato, della persona contagiata. Questo cosa ha portato a capire che non è tanto il climatizzatore a fungere da veicolo quanto il flusso d'aria. Quindi il mio consiglio in questo caso è evitare di tenere accesi gli impianti in presenza di persone, però ad esempio volendo raffrescare la sala o gli ambienti in assenza di persone è possibile farlo tranquillamente, perché comunque non c'è nessuno, quindi si può raffrescare la sala. Quindi diciamo potrebbero essere utilizzati con maggior cautela, anche con flussi d'aria minori, quindi o con gli split rivolti verso il basso, quindi che garantiscono non un elevato flusso d'aria. Inoltre, in caso di utilizzo, l'Istituto Superiore di Sanità ci fornisce delle indicazioni nel rapporto numero 5 del 2020, in cui appunto sono fornite indicazioni su come effettuare la pulizia, chiamiamola sanificazione, dei fan coil e degli elementi degli elementi di climatizzatori, quindi soluzioni idroalcoliche e panni a perdere. Interessante da leggere come spunto. Logicamente nella gestione degli ambienti rientrano le camere che, così come per le aree comuni, dovrebbero prediligere uno stile minimo. Anche qui avere meno elementi da dover pulire vuol dire impiegare meno tempo per pulire la camera. Diverse strutture mi hanno fatto presente che con le nuove procedure di pulizia ci si impiega 15-20 minuti in più rispetto ai classici tempi di pulizia della camera. Quindi avere meno elementi da pulire potrebbe essere una soluzione per abbattere un po' i costi legati alle procedure di pulizia. Curare la manutenzione, logicamente l'illuminazione, prediligere anche colori chiari, quali trasferiscono sostanzialmente un senso di pulizia, avere all'interno della camera comunicazioni sintetiche per trasferire sicurezza e logicamente coperta e biancheria coordinata e ben tenuta, elementi fondamentali della qualità. La prima cosa che si fa in una camera d'albergo si sente il profumo della biancheria, no? Che trasferisce quel senso di pulizia e di qualità appunto della struttura. Oggi più che mai la biancheria pulita trasferisce anche sicurezza al cliente. E quindi avere anche comunicazioni, ad esempio come i talloncini che garantiscono l'igienizzazione di PC, perché no, applicarli alle camere dell'albergo, di modo tale da garantire che la camera è stata sanificata, è stata igienizzata, e quindi la persona che sta accedendo alla camera è la prima ad accedere in quell'ambiente dopo le operazioni di pulizia della camera stessa. A valorizzazione della qualità del servizio, in questo momento storico più che mai rientrano le certificazioni, quindi possedere delle certificazioni vuol dire comunicare al cliente il fatto di avere delle procedure
definite, normate e anche controllate eventualmente quando i sistemi si basano su norme ISO da altri enti, e quindi comunica in maniera forte la presenza appunto di elementi di gestione anche qui del rischio, quindi della sicurezza dei clienti, ma anche dei propri dipendenti e dei fornitori della struttura. Un altro aspetto particolare potrebbe essere la gestione dei rifiuti provenienti da dispositivi di protezione individuale, quindi mettere a disposizione dei clienti dei cestini dove depositare mascherine, guanti che sono utilizzati, che utilizzano, e questo anche per garantire la sicurezza del proprio personale che deve andare anche a gestire questi rifiuti. Quindi non lasciare che i clienti li possano lasciare in camera, ma chiedere la cortesia di cestinarli a posto di cestini, può garantire la sicurezza in questo caso del nostro personale. Elemento fondamentale nella qualità del servizio è la mise en place, quindi l'apparecchiatura, posaterie, cristalleria e quant'altro, i quali sarebbe opportuno predisporli al momento. Richiede, non dico molto impegno in più, ma un po' di attenzione in più rispetto al classico apparecchio tavoli prima della servita. Però cosa garantisce? Garantisce al cliente che vede che sostanzialmente il suo tavolo, diciamo, lo stanno apparecchiando al momento, il fatto che non c'è potuto essere un elemento di contagio da parte, ad esempio, di qualcuno che è passato asintomatico, ad esempio, tossito e ha contagiato le stoviglie, cioè i piatti, la posateria presente sul tavolo stesso. E uno spunto potrebbe essere anche quello, anche per le persone, tra virgolette, un po' più sensibili, più attente, di disporre, ovviamente su richiesta, di elementi monouso biodegradabili. Quindi per chi vuol sentirsi maggiormente sicuro, io metto a disposizione delle posate, tovaglioli, bicchieri biodegradabili monouso, di modo tale che c'è maggior sicurezza. Quindi cercare di evitare apparecchiature preconfezionate, elementi monouso biodegradabili, non ricorso alla plastica, perché non dobbiamo dimenticare che dobbiamo fare qualità, dobbiamo gestire la qualità in sicurezza, ma dobbiamo anche avere un occhio all'ambiente, quindi dobbiamo anche adottare dei elementi al basso impatto ambientale. Fare qualità, soprattutto nelle strutture ricettive, vuol dire anche fare colazione sostanzialmente. E il servizio colazione credo che sia uno degli elementi che maggiormente impatta sulla percezione del soggiorno del cliente. Sul buffet, sul servizio al buffet, se ne sente un po' tante. Quindi fare il buffet sì, buffet no, buffet con personale dedicato, con protezione, eccetera, sono le ultime indicazioni che sono state date. Avere però del personale dedicato al servizio colazione che provvede all'impiattamento dei prodotti e al servizio al tavolo è eccessivamente oneroso per la struttura, può essere eccessivamente oneroso per la struttura. Quindi una soluzione potrebbe essere il ricorso al menu colazione, digitalizzato ad esempio tramite QR code, quindi anche qui il ricorso alla tecnologia, come si diceva all'inizio, potrebbe essere particolarmente adatto, o anche cartaceo monouso ad esempio. Comunico al cliente qual è la disponibilità dei prodotti a colazione, e posso anche ampliare la scelta rispetto al classico buffet. Il cliente mi comunica le proprie intenzioni di scelta e posso predisporre il servizio in base alle intenzioni di scelta del cliente, curando logicamente la grafica e la presentazione grafica di quelli che sono i prodotti disponibili, così come si potrebbe anche ricorrere all'utilizzo di mini buffet o all'utilizzo combinato di questi due strumenti, quindi mini buffet che possono essere predisposti al tavolo con prodotti dolci, salati, panificati, lievitati, eccetera, in base al numero di occupanti. So che al tavolo 1 va alla camera 1, ci sono 4 persone, si predispone un mini buffet per 4 persone. Elementi che dal punto di vista anche gestionale potrebbero ridurre i costi legati agli sprechi della colazione, quindi dal punto di vista sia della qualità vanno letti in maniera ottima, posso ampliare il menù colazione, dal punto di vista della sicurezza vanno letti in maniera ottimale, perché garantiscono sicurezza al cliente, garantiscono che il cliente non entri in contatto con pinze toccate da altri, non debba alzarsi continuamente per andare al buffet o per andare a prepararsi il caffè alla macchina erogatrice, e contestualmente abbassano gli sprechi legati alla colazione, perché io sostanzialmente preparo quello che mi viene ordinato o poco in più, e quindi riduco gli sprechi.
Logicamente l'elemento fondamentale della qualità è il personale. Dicevo all'inizio, personale differenziato in base a ruoli e in divisa. Questo so che è molto difficile o comunque difficile da realizzare in molte delle nostre strutture, che come diceva Cinzia sono tutte di piccole e medie dimensioni, quindi avere più personale è complicato. Però cercare di definire un mansionario e differenziare le mansioni per il personale sarebbe opportuno. Questo perché mansioni differenti espongono i lavoratori a rischi differenti e quindi il livello di rischio a cui il receptionist, anziché il metre, è esposto è diverso dal livello di rischio a cui è esposto l'altopiano o il cuoco in cucina. Quindi cercare di tenere una differenziazione dei ruoli, mantenere anche le divise per trasferire appunto quel senso di qualità di servizio alla struttura. Logicamente il personale, come ribadito dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbe essere costantemente informato, oggi più che mai, sugli elementi legati alla prevenzione, quindi entra in gioco anche un po' il decreto legislativo 81 del 2008, ma in maniera indiretta, perché si parla comunque di informazione, quindi il personale costantemente informato su quelle che sono le procedure da seguire, perché poi è il personale a doversi interfacciare con il cliente e a fornire spiegazioni al cliente stesso. Un altro elemento di informazioni è la disponibilità di informazioni in camera. Ad esempio, si potrebbero mettere in evidenza quelli che sono i punti critici, i punti maggiormente in contatto, e garantire al cliente che quei punti vengano sanificati costantemente, quotidianamente, logicamente ad ogni cambio ospite, in modo tale che anche il cliente si senta maggiormente sicuro. Quindi interruttori, anziché tende, vengono pulite e sanificate con determinate procedure, ad esempio, e quindi comunicarlo al cliente. Ma come comunicarlo? Non tramite la classica room directory, questo per evitare appunto che ci sia un passaggio di mani, ma ad esempio tramite la disposizione di canali tematici sui televisori presenti in camera. Ormai tutte le strutture hanno smart TV, è facile installare un canale tematico, oppure più semplicemente anche qui realizzare dei QR code che possono essere scannerizzati, su cui il cliente può scaricare la room directory e acquisire tutte le informazioni relative alla struttura, ma non solo, acquisire anche le informazioni relative al territorio. E qui si potrebbero inserire le varie curiosità, informazioni sul cosa fare, cosa vedere, cosa visitare. Altri elementi, la disponibilità di accessori. Potrebbe essere, ad esempio, la disponibilità di ganci portaborse. Sono ganci portaborse che vengono trasformati in ganci portamascherine. Quindi in sala sappiamo che il cliente deve accedere al ristorante, alla sala ristorante, con mascherina e deve utilizzare la mascherina finché non è seduto al tavolo. Ma poi la mascherina dove la metto? Bene, avere dei ganci portaborse che possono essere anche dei piccoli oggetti di piccole amenities, quindi piccoli oggetti di omaggio al cliente, potrebbe essere una soluzione simpatica, così come potrebbe essere una soluzione anche dotare le camere, non più del classico set di benvenuto di caramella, che è sempre elemento di qualità, poi la qualità è fatta di piccole attenzioni e quindi anche la caramellina di benvenuto, che può sembrare un elemento, diciamo, irrilevante, invece no, è un elemento di, diciamo, benvenuto di impatto, e in questo caso potrebbe essere sostituita da una mascherina personalizzata anziché da soluzioni con soluzioni idroalcoliche, disinfettanti, gel e quant'altro. Come dicevo prima, room directory digitalizzata, ma anche i menu digitalizzati, quindi anche qui ricorrere a smart code sarebbe l'opzione più veloce e anche più economica. Un abbonamento smart per la realizzazione di QR code per scaricare i propri menu costa relativamente poco, diciamo sui 15-20 euro al mese, molto meno forse anche stampare menu ogni quadrimestre, ogni trimestre, ogni mese, ogni qualvolta vengono rifatti. Oppure avere dei sistemi, possono essere i tablet, che consentono anche al cliente di ordinare, quindi effettuare e gestire la propria ordinazione, che comunque possono essere facilmente sanificate. Logicamente rientra nella qualità del servizio la presentazione del piatto, quindi l'impiattamento e l'effettuazione del servizio in sicurezza, che potrebbe essere fatto tramite l'utilizzo di cloche a copertura dei piatti o anche tramite l'utilizzo di carrelli che garantiscono al cliente che il personale non fa 10 passaggi, sala cucina, ma ne fa uno solo e serve contemporaneamente tutto il tavolo. Inoltre il carrello potrebbe essere utilizzato anche come elemento di valorizzazione del territorio,
per valorizzazione di formaggi, per valorizzazione di oli e quant'altro. Il ricorso alla tecnologia, dicevo, quindi utilizzare app dedicate per i self-check-in, fast check-out, quindi che seguano il cliente già da prima della prenotazione, o meglio, dalla prenotazione al soggiorno, al check-out, in modo tale da snellire le operazioni appunto di check-in e di check-out, quindi alleggerire il carico di lavoro per il personale che si può dedicare all'assistenza del cliente in maniera indiretta, anziché avere delle postazioni per il fast check-in o fast check-out che garantiscono meno commistione, limitano i contatti tra il personale e i clienti stessi, quindi limitano le occasioni di contagio. Limitano o non eliminano, perché poi alla fine questo lavoro è fatto di contatti comunque con i clienti, e quindi non ci devono sempre essere, ma devono essere limitati. Il ricorso ancora alla tecnologia come metodologia di pagamento, quindi pagare con applicazioni che possono essere Apple Pay, Vodafone Pay, Satisfaction, ne sono a decine, o metodologie contactless che comunque limitano anche qui il contatto e quindi limitano le occasioni di contagio. Quindi, come un po' dicevo prima, all'inizio sostanzialmente della presentazione, il tutto deve essere coerente, quindi ci deve essere identità in quello che viene comunicato al cliente e in quello che poi il cliente vive in struttura. Quindi a conclusione del soggiorno il cliente tira le somme, no, sostanzialmente, quindi vede cosa mi è stato detto, cosa mi è stato promesso, cosa ho trovato e effettivamente se c'è corrispondenza fra quanto dichiarato. Quindi in questo caso più che mai, in questo momento più che mai, elemento fondamentale è la costruzione, la ricostruzione di una fiducia, di un rapporto di fiducia. Lo diceva Cinzia nella sua prima slide, la fiducia è alla base di tutti i rapporti. Oggi più che mai alla base, perché devo andare a ricostruire dei rapporti che sono stati sospesi con i classici clienti e a costruire anche nuovi rapporti con i nuovi clienti. Quindi cercare di essere coerenti è elemento, una chiave vincente proprio per avere la fiducia dei nuovi clienti e dei vecchi clienti. Quindi in un ciclo diciamo, di qualità, se vogliamo, possiamo racchiudere i nostri quattro macro pilastri, le nostre quattro macro aree in un'ottica di circolo, perché poi alla fine è un circolo continuo che dall'accoglienza va all'identità, il tutto fondamentale per effettuare un servizio di qualità. Come dicevo all'inizio, al servizio, all'accoglienza, alla gestione degli ambienti, all'identità e alla coerenza, quindi ad un servizio di qualità, deve essere affiancato la sicurezza in maniera trasversale a tutte le aree, a tutte le fasi e a tutte le procedure di lavoro, che abbiamo visto anche con piccoli accorgimenti può essere tranquillamente realizzata. Non necessariamente bisogna seguire per i protocolli, lo diceva anche all'inizio Cinzia, i protocolli vanno adottati, ma poi ogni impresa deve fare il proprio protocollo, quindi deve adottare le proprie misure, quelle che garantiscono appunto la sicurezza del proprio personale, dei propri clienti e l'effettuazione della qualità, quindi di un servizio in qualità. Ripasso la parola a Cinzia in modo da continuare nella presentazione. Grazie Luciano. Allora chiudo con due input. Sappiamo, o comunque insomma guardando un po' anche tra le recensioni di TripAdvisor, che il Covid entra prepotentemente nei commenti, in modo tale da i ospiti che lasciano commenti sulle strutture di cui fanno esperienza, che visitano, per poter informare altri ospiti. TripAdvisor offre la possibilità all'operatore di fornire una propria descrizione delle misure implementate, dalla sanificazione alla della biancheria, mascherine, igienizzanti, eccetera. Guardate questo modo di comunicare e guardate, vi porto quest'altro esempio. Questo è dell'Hotel Ilaria, siamo in Toscana, a Lucca. Ha creato una propria pagina dove informa, riguarda tutte le misure che sono state implementate. Ma perché lo porto? Perché questa struttura, secondo me in maniera intelligente, ha deciso comunque
comunque di lasciare in prima linea, comunque ben evidenti, quelli che sono i punti di forza che comunque ho comunque di fornire informazioni riguardo alle domande principali che venivano e che vengono comunque richieste. La posizione, il parcheggio, magari si trova in un'area centrale o chi si trova in un'area centrale e sovente viene richiesto di informazioni riguardo al parcheggio o aree dove poter parcheggiare, restano comunque in prima linea. Colazione in camera, questa struttura sceglie comunque di servire la colazione in camera in modo tale da poter offrire anche delle informazioni sul territorio, mescolate ad altre informazioni sulla sicurezza. Torna, come vedete, la flessibilità sulle prenotazioni, viene dato importanza allo staff e ancora, scusate, questo è il secondo refuso che incontro, e vengono date comunque informazioni sul territorio, si riconferma il protagonista la destinazione di viaggio. Quindi è un esempio di come poter raccontare in maniera meno standardizzata e più personale. Lo stesso dicasi per le offerte, posto che comunque non è necessario ribassare le camere il costo delle camere per poterle riempire, nel senso che fanno parte di una strategia, però l'operatore che oggi sceglie di ritornare sul mercato non deve sentirsi costretto dal mercato a offrire qualcosa gratis o comunque a ridurre notevolmente le tariffe delle proprie camere. Laddove però si sceglie di lavorare con delle offerte, l'importante è che abbiano qualcosa di attrattivo, che si possa far raccontare e che sia facile da condividere. E sempre secondo la ricerca condotta recentemente da ISNART, c'è una crescita delle prenotazioni telefoniche e quindi un po' rispolverare o migliorare quelle che sono le competenze della comunicazione telefonica, perché ormai non è sufficiente soltanto spiegare o comunque insomma indicare qual è il prezzo di una camera o se c'è disponibilità, ma anche stimolare una prenotazione diretta e quindi chiudere la transazione subito, informare sulle misure di sicurezza che sono state implementate e quindi di cui è possibile fare esperienza e quindi iniziare a creare una relazione attraverso la comunicazione telefonica. Perché? Perché comunque i portali di intermediazione, che sia Booking, Expedia, eccetera, danno meno possibilità di poter fornire tutte le informazioni che riguardano sia la parte di qualità e quindi i punti di forza dell'offerta e sia la parte relativa alla sicurezza. Io mi fermo qui perché siamo andati molto lunghi, quindi ripasso la parola alla dottoressa Puppo e insomma resto disponibile per altre domande. Allora, io volevo ringraziare la dottoressa Fiore e il dottor Ippolito, perché il format di oggi, che ha visto le loro relazioni, le due proprio le loro presentazioni intrecciarsi in maniera molto virtuosa, l'ho trovato autenticamente efficace e molto utile, oltre al collegamento. Avevo già visto le slide con quelli che sono i temi già toccati nei due incontri precedenti, in quelli che sono i contenuti che abbiamo ascoltato quest'oggi, molto operativi, pragmatici ed estremamente stimolanti. Ho preso vari appunti, per cui molto rapidamente volevo toccare alcuni punti che sono stati focali quest'oggi. Ha iniziato la dottoressa Fiore ponendo in valore proprio il concetto di qualità variabile, cioè esiste una qualità variabile perché variabile è il cliente con il quale abbiamo a che fare e variabile è il momento in cui viene erogata la qualità, che sia all'inizio ex ante, in itinere o ex post rispetto ai momenti del customer journey, e soprattutto è variabile la situazione che stiamo vivendo. Però al tempo stesso, ci ha detto la dottoressa, stiamo pervenuti
minuti stiamo pervenendo a delle considerazioni che avevamo già in essere prima dell'emergenza Covid. Quindi questo è, il Covid si è rivelato, mi passa il termine, un acceleratore di tendenze. E questo tema l'hanno toccato anche le relatrici che vi hanno preceduto rispettivamente nei propri comparti, perché Emma Taveri, il primo incontro, ha usato proprio le stesse parole per parlare di quello che è il destino delle destinazioni turistiche, sempre più chiamate a chiedersi qual è il proprio why, qual è la propria ragione d'essere, la propria unicità. E Roberta Milano ci ha portato alle stesse considerazioni relativamente proprio alla relazione col cliente sul web, ma non solo, invitandoci proprio anche a ragionare più, a più ampio raggio. Quindi questo sicuramente è un punto in comune. Al tempo stesso, immediatamente lei, dottoressa, ha sottolineato l'importanza, specie in un momento come questo, dell'ascolto, di un ascolto attivo di quello che ci giunge dal cliente, dall'ospite, fin dalla fase iniziale, dal primo touch point, no? Da quando cerchiamo di attrarre la sua attenzione, a quando poi, lasciata la nostra struttura, auspicabilmente lascia anche una buona recensione positiva, magari già mentre sta vivendo l'esperienza, che sia ristorante o quant'altro. Questo stesso tema l'ha ripreso il dottor Ippolito, il tema dell'accoglienza, della sicurezza e della fiducia, che deve nascere proprio fin dalle prime fasi del contatto sul web, dal nostro sito, dai nostri social. Comunque questa creazione o rinsaldare anche un rapporto di fiducia che magari c'è già perché è un cliente esistente e che va canalizzato, cioè se ho poco tempo per seguire 5 canali, sono presente sul mio sito, 5 o 6 account, scelgo un luogo virtuale solo, ma lo tengo costantemente aggiornato. A me viene in mente ad esempio una criticità che avrete sicuramente riscontrato tutti quando si è ricominciato a frequentare, insomma con le prime riaperture, però non erano state aggiornate, ancora adesso è così per molti negozi e attività, gli orari sulle proprie pagine Google My Business, cioè la prima, quando cerchi aperto il tale negozio, il ristorante o quant'altro, spesso è lì che capiti, e in effetti il presidio di tutti i nostri outlet sul web è molto importante per dare e consolidare questa sicurezza. Il ruolo della tecnologia, entrambi l'avete ribadito, tecnologie fra l'altro molto spesso anche dai costi molto contenuti, perché i QR code sono sicuramente uno strumento di facile utilizzo e anche di agile gestione anche economica. Molto interessante ad esempio quando si parlava con il dottor Ippolito del momento in cui proprio l'accoglienza dentro la struttura viene anche gestita attraverso dei percorsi che spesso prevedono una prima area di stop, no, per la gestione dei flussi. Prevedere non soltanto sul tavolo, ma in vari spot, la presenza di codici QR o di altri strumenti, di altre app che mi consentano degli approfondimenti non solo sui comportamenti, sui protocolli in essere, ma anche sui prodotti che ad esempio andrò a degustare. Quindi anche una modalità di intrattenimento, una promozione del territorio, cioè sai che questo, faccio un esempio, in questo ristorante vengono serviti prodotti DOP, i prodotti territoriali, quindi troverai il nostro pesto, siamo in Liguria, me lo concedete, preparato con basilico DOP, basilico genovese DOP o olio DOP Riviera Ligure certificato, la ricetta, l'attenzione. Così come io non dico di arrivare quasi a una gamification, ma quando si parlava della colazione mi ha colpito molto perché parecchie strutture, penso a certi agriturismi o locandi, si caratterizzano per la prima colazione, fanno di questo un punto di forza del buffet con prodotti del territorio. La proposta del menù, che consente quindi, ovviamente, che è una proposta anche obbligata vista l'impossibilità del buffet, ma potrebbe essere unito anche con qualche device di realtà aumentata, la possibilità quasi di scegliere da un tavolo virtuale, da un'isola virtuale, i prodotti del territorio e di avere un'opportunità di narrazione in più. Cioè in realtà questa emergenza ci porta anche a essere creativi nel dire: quali punti di contatto ho di comunicazione e interazione col mio cliente che prima non consideravo?
Unita a questo, questo è un po' deformazione professionale perché mi occupo molto di comunicazione interculturale, le traduzioni, cioè auspicabilmente la comunicazione in una lingua che non è la nostra. Auspicabilmente presto torneranno gli ospiti, ma a partire dal web, informazioni complete e corrette su quello che è il nostro protocollo, su quello che il territorio sta approntando come protocollo, andrebbero già fornite, perché i tour operator stranieri a loro volta, con le loro difficoltà, ma stanno già iniziando a pianificare la programmazione 2021-22, anzi la 21 l'hanno già fatta, la 22, 2022, per cui gli diamo, creiamo un valore aggiunto per noi stessi se siamo proattivi e forniamo anche questo tipo di informazione che può aiutare a rassicurare i loro clienti. Io consiglio sempre anche la lettura dei... cioè, ci sono organi online consultabili gratuitamente come un sito che si chiama The Local che dà informazione, ha targetizzato The Local Italy, Sweden, come l'Italia sta affrontando il lockdown. Ad esempio il dottor Ippolito che diceva qua, fino a qualche settimana fa ogni comune faceva storia a sé, mascherina sì, no, luogo chiuso, aperto. Ecco, avere una guida, dare anche questo, magari farsi anche collettore di informazioni qualificate attraverso i social, potrebbe diventare un nostro valore aggiunto. Quindi condividere ovviamente, non valutare le fonti, l'affidabilità, ma poi condividere anche informazioni in lingua potrebbe essere un interessantissimo sbocco. Ultima, poi mi taccio e lascio la parola alle domande che arriveranno. Sono nate anche delle opportunità di business, parlavamo del packaging. Allora, intanto sicuramente forse ci sarà un piccolo passo, piccolo piccolo, verso la linea strategica, proprio le SDG contro il food waste, con gli ordini fatti ad hoc, ma penso anche al packaging, nel senso che nuovi cibi, nuove creatività, delivery o meno, nuovi modi di creare packaging, nuovi modi anche di packaging sostenibili ovviamente e fare in modo che quindi il cibo arrivi in sicurezza ma che arrivi anche con un packaging che trasmetta l'attenzione alla sostenibilità, all'attenzione. E poi scusate, ma il fattore umano, quello che lei ha detto per ultimo, dottoressa, circa il fatto del telefono, no? Che è tornato d'attualità per le prenotazioni, ma ha fatto tornare indietro quando ho iniziato a occuparmi soprattutto di turismo. E nei corsi che tenevo si diceva gli stili di risposta telefonica entro tre squilli, mi raccomando, con le informazioni complete. Benissimo, è il fattore umano, cioè al di là della chat box, al di là del sito, sempre in efficienza, ma quello che vogliamo sentire forse in questo momento è anche una voce informata che ci rassicuri, quindi lo stile della formazione assolutamente aziendale, della comunicazione, della gestione di questa situazione, che però può diventare, come abbiamo visto l'ultima struttura che ci ha fatto vedere, una delle voci. Non buttiamo via tutti i nostri punti di forza, inseriamolo dentro i nostri punti di forza, l'attenzione verso questi aspetti, così ormai evidentemente anche elemento di scelta, perché ormai sono diventati anche elemento di scelta per una struttura piuttosto che un'altra nella comunicazione. Quindi questo è un po' il compendio che vengo a fare di quello che ci avete proposto a entrambi. Però una domanda al dottor Ippolito la devo fare. C'è una situazione che vedo che si verifica molto spesso all'interno, soprattutto di bar e ristoranti, che è quello, parlavamo anche dei servizi, delle toilette e quant'altro, e se nella fase iniziale, quindi dell'ingresso del locale, abbiamo porte basculanti o quant'altro, lì spesso ci vorrebbe anche un occhio d'attenzione vecchio verso porte, magari un piccolo investimento verso porte che sono ancora, che funzionano ancora con le chiusure proprio più ad alta intensità di contatto possibile, purtroppo. Ecco, quella si immagino che sia un altro spazio di miglioramento. Ma questo è molto importante. Ah no, prego, prego. Le toilette sono l'elemento, come dicevo, più trascurato, purtroppo, sì, delle volte. Ancora di più nei bar, nelle piccole realtà di paese e quant'altro. La porta del bagno è uguale alla porta d'ingresso della struttura. Assolutamente. E quindi sostanzialmente dovrebbe essere gestita ugualmente. Certo.
anche per la sicurezza delle persone che la utilizzano, col chiavistello chiudersi da dentro e diciamo, se mi sento male resto lì, perché poi alla fine... Esatto, proprio là, il contrario. Una nota importante per chi ci sta ascoltando, che riguarda proprio, abbiamo parlato molto di tecnologie, tecnologie di adeguamento alla sicurezza, alla comunicazione. Ricordiamo che Camera di Commercio delle Riviere Ligure è già partita, il 17 ci sarà, il 17 ci sarà il webinar di presentazione con la presentazione dei voucher per la digitalizzazione delle imprese. La stessa cosa farà Camera di Commercio di Genova fra pochissimi giorni. Questi bandi, alle quali possono accedere tutte le imprese iscritte ovviamente alla Camera di Commercio di competenza, è sicuramente un'occasione molto importante sempre, ma quest'anno in particolare, perché un focus specifico è dato anche alle misure che consentono all'azienda di adeguare la propria presenza online o la propria, come posso dire, la propria performance tecnologica anche con delle tecnologie che vanno in direzione di quello che ci hanno detto gli esperti quest'oggi. Quindi sicuramente io invito tutti coloro che ci ascoltano a seguire le pagine del PID, quindi del punto impresa digitale, sia della Camera di Genova che della Camera delle Riviere, per vedere quelli che sono gli ambiti che vengono coperti dal bando, perché sicuramente poter avere anche in un momento come questo degli strumenti, cioè un contributo a fondo perso sulla possibilità di adeguamento in direzione di quello che ci è stato appena prospettato, che è assolutamente una necessità cogente, ma che proseguirà nel tempo, è sicuramente una dimostrazione di come anche il sistema camerale si attivi con strumenti molto concreti, dai webinar fino anche proprio ai contributi per poter andare verso questi adeguamenti. Quindi su questo invito veramente a studiare quelli che sono gli ambiti di applicazione dei bandi. Se ci sono domande per i nostri esperti anche riguardo a quello che è stato presentato, io ricordo che come sempre le slide che sono state condivise poi verranno messe a disposizione dei partecipanti attraverso le camere di commercio di riferimento. Vediamo se arriva qualche considerazione. Ho visto prima che un partecipante già al primo webinar, il signor Costantino Bormioli, ci ha informato all'inizio che da quest'oggi finalmente ha ripreso anche le attività di erogazione delle esperienze di kayaking, seppur in forma ridotta. Quindi anche tutto il comparto. Ecco, volevo un po' qualche vostro input mentre aspettiamo eventuali domande, molto rapidamente, su quello che è il comparto delle esperienze turistiche e anche delle guide, perché diciamo che di tutte quelle che sono le professioni, guide, accompagnatori, ci sono molti elementi che possiamo mutuare da quello che voi avete prospettato per le strutture, anche per il mondo dei servizi, quindi non solo hospitality e ristorazione. Qualche spunto che ci possiate così rimbalzare velocemente. Grazie. A voi. O il dottoressa Fiore o il dottor Ippolito. Mi scusi, pensavo Ah stesse sì, infatti, vi aspettando aspetta qualche che chi spunto. parla? Sì, No, sì. allora, per quanto riguarda l'esperienza, sappiamo che in questo momento l'incertezza la fa da padrone, però comunque anche lì continuare a comunicare, quindi non lasciare il vuoto, magari anche con piccoli aggiornamenti, e poi ridurre il numero dei gruppi. E continuare però a raccontare il territorio. Ecco, in questo momento per quelle realtà che fanno fatica a ripartire, condividere dei contenuti online è assolutamente fondamentale, sempre per non andare a sacrificare, comunque a impoverire l'esperienza precedente e tutti gli sforzi che sono stati fatti in passato. Quindi, anzi, in qualche modo tutti questi strumenti devono essere considerati un valido sussidio. Il Covid, comunque, insomma, il periodo di chiusura, per quanto, insomma, abbia per tutte le conseguenze negative che ha generato, più dell'80% delle
strutture, diciamo, degli operatori turistici italiani dichiara che chiuderà in perdita e che poi questo porta fondamentalmente 9 volte su 10 a ridurre il numero del personale, quindi il numero dello staff. Però è stato anche un momento importante per la formazione, quindi per andare a lavorare su alcune competenze. Per quelle realtà che hanno ancora qualche ora di tempo, un po' di disponibilità di tempo, il nostro consiglio è quello di continuare a lavorare sulla formazione, che diventa strategico, come pure strategico è la chiave della sostenibilità. Oggi non abbiamo parlato, ma il rischio pandemico la letteratura scientifica ci dice che è strettamente collegato alle problematiche ambientali, e quindi anche tutto quello che è green e la transizione a green diventa una chiave di lettura ancora una volta innovativa del business del turismo. Certo. Del tema sostenibilità abbiamo trattato ampiamente nel primo webinar, dove Emma Tavere proprio si è soffermata, quando sa che all'inizio dicevo quella considerazione sustainability is the new luxury, e ha portato proprio molti dati, molti approfondimenti su questo, quindi come venga considerata la sostenibilità, il verde, la natura, il contatto con la natura, il benessere, come uno dei punti nodali proprio della scelta. Nel frattempo arriva una domanda da parte di Gabriella Pagano, che saluto. Buongiorno, sono accompagnatore turistico, di solito lavoro accompagnando gruppi a piedi, ma soprattutto in pullman, soprattutto croceristi, perciò al momento sono ancora ferma. Non riesco a capire bene quali potrebbe essere un modo sicuro per me di lavorare, ho varie ipotesi, ma... E poi si interrompe il messaggio, Gabriella. Aspetta, ecco che arriva. Particolarmente il discorso sul ricircolo dell'aria che ha detto il dottor Ippolito. Non mi ha entusiasmato, anche se lo ringrazio molto. Eh beh sì, esatto, i pullman. Dottor Ippolito, cosa possiamo dire a Gabriella riguardo, Gabriella Pagano, riguardo a questo tema? Sul ricircolo dell'aria, climatizzazione e quant'altro, vale per le sale ristoranti, quindi per gli ambienti ampi. Nei pullman è da evitare. L'unico sistema da adottare è la reazione, quindi garantire quanto più possibile la reazione dell'ambiente. Lì l'ambiente è ancora più piccolo di una sala. Rifacendomi ecco a quello che dicevo e quello che ha scritto poi l'Istituto Superiore di Sanità e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dobbiamo garantire il ricambio, quanto più possibile il ricambio d'aria, e evitare le correnti d'aria. Quindi diciamo quello che su un pullman potrebbe essere fatto, limitare l'utilizzo anche qui del sistema di climatizzazione, anche se poi quelli delle auto consentono gli effetti, l'estrazione e il ricircolo, sì. se mi fermo a pensare al sistema, quindi elimino il ricircolo, faccio soltanto emissione dall'esterno, e l'estrazione la faccio tramite i finestrini, quindi garantisco sempre qualche centimetro aperto e diluisco sostanzialmente l'aria all'interno dell'abitacolo, all'interno del pullman. Quando poi si fanno le guide, diciamo le escursioni a piedi, beh, siamo all'aperto, quindi lì l'unica cosa da fare è mantenere il metro. Io personalmente suggerisco 1,50 m di distanza, però c'è il metro di distanza e possiamo stare più tranquilli. Continua Gabriella Pagano. La quantità di persone, a suo parere, dottor Ippolito, per un semplice calcolo matematico può aiutare, quindi all'interno del pullman, evidentemente, penso, che stia dicendo Gabriella. Bisognerebbe fare la cubatura del pullman stesso, quindi diciamo fare un attimino qualche calcolo. Sì, sicuramente è normale che su un pullman, anche se poi comunque c'è scritto, se non sbaglio, in uno dei protocolli di attuazione, che anche sui mezzi, sì, più persone più rischio, è normale. Infatti sui mezzi sono state dimezzate il numero di persone potenzialmente presenti, tant'è che da 54, se non sbaglio, che è un pullman, si è passati a 25, quindi sostanzialmente sì, è normale, perché più persone respirano più si satura l'aria, poi tra l'altro si aumenta la prossimità, la vicinanza tra le persone, quindi anche qui l'elemento fondamentale è la distanza, no? Distanza fisica, non sociale. Mi si è fatto notare più volte, perché distanza sociale è brutta come parola. Distanza fisica da tenere per una propria sicurezza, anche per la tua sicurezza.
negli ambienti chiusi la mascherina è utile nel momento in cui la usano tutti. Se c'è una sola persona che non usa la mascherina, il sistema mascherina non funziona, perché è utile quando la usano tutti quanti. Nei pullman sarebbe opportuno tutti mantenere il dispositivo, quindi la mascherina, garantire il distanziamento fisico tra le persone e un cambio efficace dell'aria. Diciamo, questo è il consiglio che mi sento di dare. Volevo dire circa l'esperienza al volo che ad esempio le prime che hanno fra virgolette codificato da un certo punto di vista una sorta di protocollo per le esperienze post-Covid sono state le cantine col movimento Città del Vino che hanno realizzato proprio anche una sorta di primo documento per ottimizzare anche per numero di persone. Torniamo qua, distanza, somministrazione e quant'altro, perché in un momento in cui in un paese come il nostro il turismo enogastronomico è uno degli asset centrali, sicuramente anche il nostro modo di organizzare, partecipare, momenti di degustazione o tasting o visite nei caseifici, ora sto spaziando, dovrà sicuramente cambiare e dovrà non diventare un'operazione chirurgica, perché togli il piacere della degustazione, però magari aspettare, avere un po' di pazienza, renderlo virtuale, come è già stato fatto da vari soggetti, e poter essere poi in condizione di riprendere, diciamo, in condizioni di con le distanze e le modalità più adeguate. Leggo la fine del commento e con i ringraziamenti di Gabriele, che dice: ho informazioni diverse perché la questione della suddivisione dei costi per un servizio su un pullman è una voce molto virgolette sentita. E lo sappiamo che purtroppo, diciamo, che si incrociano delle esigenze di varia natura, ma sicuramente la salute è la nostra salvaguardia prima di tutto, come si diceva poc'anzi. Quindi, infatti, per le esperienze sono privilegiati adesso coloro che possono farle all'aria aperta, quindi agriturismi, è l'estate, anche la stagione giusta, quindi poterlo fare con le debite distanze. Vedremo poi quest'autunno la situazione in divenire estremamente fluida, quali saranno anche i nuovi protocolli, le nuove situazioni che si verranno a creare per questo segmento così importante della nostra economia. Vi sono altre domande da parte del pubblico? Per i nostri relatori, che sono stati molto esaurienti e molto, molto come posso dire, fattivi anche nel proporci degli esempi molto concreti, che è una cosa molto importante per le aziende. Io vi invito comunque tutti, come vi ho detto, vi arriveranno le slide. Se ci sono delle domande ulteriori, delle curiosità o quant'altro, vi ricordo le due mail a cui indirizzare alle comunicazioni. Infatti, esatto. Rimane attiva e a disposizione la mail per le imprese della provincia di Genova, la dottoressa Cucchi m'ha bruciato, bravissima, l'ha anche scritto, relazioni.esterne@g.camcom.it per le aziende della provincia di Genova, per le aziende delle province di Imperia, Savona e La Spezia invece l'email è quella della dottoressa Capezzuoli, quindi Karin con la K di Kennedy .capezzuoli@rivlig.camcom.it. Quindi questo per la richiesta di ulteriori informazioni e per tenervi anche aggiornati circa i programmi futuri autunnali del ciclo di seminari che andrà a proseguire quest'autunno su settembre. Se non ci sono altre domande, e mi sembra che non stiano arrivando, io ringrazio veramente di cuore, professionalmente e personalmente, la dottoressa Fiore e il dottor Ippolito per l'incontro di oggi, la dottoressa Cucchi, come sempre, per il nostro lavoro di squadra con ISNART nella gestione. Salve, cioè, ecco Carola, grazie ancora. E, grazie a lei. Grazie mille. Ringrazio tutti i partecipanti. Dottoressa Cucchi vuole un saluto di ISNART, sarebbe, prego, le lascio la parola proprio su questa iniziativa che state portando avanti anche su altre province, giusto? Sì, esattamente, diciamo che è stato un periodo abbastanza impegnato su più fronti e abbiamo portato avanti questo tipo di iniziativa su quasi tutte le province italiane. E io ringrazio chiaramente tutti i partecipanti, grazie del vostro contributo, il dottor Ippolito, la dottoressa Fiore, ringrazio soprattutto le Camere di Commercio e anche l'Unione Camere Liguria, che è stata così
gentile, insomma, nell'attivarsi velocemente, soprattutto per le imprese liguri. Grazie davvero a nome di ISNART. Grazie a lei. Io ricordo a tutti che da Ligure, da genovese, da esperta di marketing turistico, questo è veramente un momento nel quale vi sono diverse attività portate avanti sia dal sistema camerale, quindi dalla Camera di Commercio di Genova, dalla Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, da Unioncamere e da Regione e dalle singole municipalità, dal Comune di Genova, che vanno proprio a tra virgolette, convergere sui temi del recovery post-Covid, da alcuni progetti europei che sono stati cambiati in corso d'opera, letteralmente modificati in corso d'opera, per affrontare anche la nuova situazione, a tutta quella che è anche la partita della formazione continua finanziata, con il contributo del Fondo Sociale Europeo completamente gratuita per le imprese, non solo, che andrà a partire a breve con una serie di nuovi percorsi, a voucher, quindi formazione a voucher accessibile ai liberi professionisti, alle imprese, ai dipendenti, ai titolari di impresa. Quindi sicuramente comporre un nostro mosaico personale di aggiornamento di competenze piuttosto che di contributi a cui possiamo accedere anche per poter sostenere in parte questa attività di promocomunicazione della sicurezza della relazione col cliente. Sicuramente è un momento molto, cioè, sicuramente ostico, difficile, complesso, ma in cui c'è una volontà comune di ripartire in questa nostra terra così bella e così difficile, così complessa, ma anche assolutamente che amiamo e che a volte ci suscita sentimenti un po' contrastanti, ma che è sempre nel nostro cuore, nella nostra passione professionale. Grazie a tutti, grazie Gabriella per l'ultimo ringraziamento, grazie a tutti i partecipanti da parte mia, da parte di Luisa Puppo e buona Liguria e buon futuro a tutti. Grazie, buona serata. Grazie, Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.